Facciamo un applauso a tutti i nostri ospiti. Io sono di Saleggio, quindi diciamo che siamo a casa, perché a partire appunto dal Concesio, prendendo anche nave Bovezzo, poi si sale su fino a Poglio. Quindi qui abbiamo anche un'altra molto importante partita da fare, che è quella della comunità montana. E quindi qui dovremo fare dei ragionamenti veramente anche per chi sarà sindaco, chi dovrà esserlo, uno abbiamo qua sicuramente, quindi dovremo fare qualche chiarimento su certe posizioni che abbiamo. Ripeto che all'inizio di ieri ho incontrato parecchi della zona di Brescia e molti fanno i voti e molti sono incasinati. E oggi in regione si parlava anche di questo, molti comuni dal Milanese fino su a Como, fino da giù, cioè tutti hanno grossissimi problemi. Questo dobbiamo cercare di capirci e fare anche un passo laterale se è il caso, ma cerchiamo di stare uniti, perché sicuramente andando da soli difficilmente ce la facciamo. Quindi ognuno deve prendersi le proprie responsabilità politiche e cercare di parlare un attimino di più, almeno tra centro-destra. Dico su altre cose, ma almeno centro-destra deve parlare, essere tranquilla di dire no, dobbiamo cercare di arrivare lì, mentre invece continuo a sentire ostacoli veramente in vari comuni. Questa è una cosa che dobbiamo cercare di fare anche noi e quello che spero che si faccia con lealtà, soprattutto con umiltà, perché altrimenti io sono prima di quell'altro, no. La vera democrazia, le trincee della democrazia sono qui nelle comunità locali, perché qui comincia la disponibilità a candidarsi, ad esporre il proprio nome e cognome fuori da... possono venire a suonare il campanello a Concesi. Quindi che cosa sta a significare? Che chi si mette in gioco sono persone che hanno coraggio, perché mettersi a disposizione oggi per amministrare i comuni, credetemi, ci vuole una marcia in più, e tutti coloro che si candidano, tutti coloro che si mettono a disposizione della propria comunità, tutti coloro che le amministrano le comunità, sono persone che vanno guardate con rispetto. Ecco perché vi chiedo di votare i nostri candidati, anche su questo credo che dobbiamo avere una proposta, perché siamo certi che arrivano da una forma di educazione a ben governare, a collaborare, non a litigare. Noi assistiamo in politica tante volte a motivi anche di nuovo sconforto per ciò che avviene. Noi qui siamo qui per dire al sindaco che oggi governa la città, che vedrà che il contributo nostro sarà per fare ancora meglio, perché il contributo di tanti aiuta a crescere meglio un progetto, perché è più condiviso, perché è democraticamente più significativo. Io sono particolarmente contento di essere qui a Concesio, perché ovviamente non dimentico che per 23 anni io sono nato a Concesio, i miei parenti sono tutti qui a Concesio, e posso assicurare ad Amedeo Lini che in questi 5 anni ha lavorato benissimo, ha fatto grandi cose insieme alla sua amministrazione. Mi auguro che questa nuova tornata possa essere un ulteriore miglioramento per quanto di buono è stato fatto. Quindi le sensazioni sono sicuramente buone. Sono un po' in imbarazzo per i complimenti, insomma, la stima ricevuta, spero sia ben riposta, senatore, a tutti gli altri. Quindi ringrazio davvero. Se no non saremmo qui. No, ringrazio davvero tutti i presenti. Mi fa piacere anche l'attenzione particolare su Concesio, significa che è un paese che riscuote giusto interesse rispetto al fatto che è l'ottavo comune di quei 143 interi di abitanti che si presenta alle elezioni. Quindi un comune strategico per tanti aspetti, strategico anche dal punto di vista politico. Abbiamo fatto 5 anni di grandi opere, quindi so benissimo le difficoltà non solo avere i finanziamenti, ma poi difficoltà a trasformare quei finanziamenti in cantieri veri che vedete in questo periodo, soprattutto nel paese. Quindi dopo questa fase che si assesterà tra un anno e mezzo, chiaramente il comune cambierà il suo assetto in termini di edifici pubblici, perché ne avevamo molti, a volte erano anche eccessivi e soprattutto erano quasi tutti vecchi, intesi come dispendiosi dal punto di vista energetico, della manutenzione, anche le strutture legate al concetto antisismico erano sostanzialmente degli anni 70. Quindi tra un anno cambierà molto il paese in questo senso, avremo
molti edifici nuovi, tra cui il municipio, i due poli scolastici, il Gorgiodromo e la nuova scuola di Costoia, insomma, veramente un intervento imponente. Da lì però bisogna ripensare il paese, ripeto, i servizi, i giovani e gli anziani. Tra 15 anni Concesio avrà il 35% di ultra 65 anni. E quindi qui il ragionamento su cosa fare per questa popolazione che diventa consistente. Quindi stiamo ragionando sul coaching sociale, quindi una nuova tipologia di residenzialità, oltre ovviamente alla casa di riposo che permette di poter accogliere non autosufficienti, ma rivedere anche la tipologia di servizi che il comune e l'ente locale eroga, che probabilmente nel giro di pochi anni non saranno più adeguate per la nuova esigenza. Questa è la grande sfida. Come farla? Io non ho formule, però questa è secondo me la sfida epocale che tutti gli enti locali, credo che sia regione che a livello provinciale, che tutti i comuni dovranno affrontare nei prossimi anni. E su questa partita vogliamo giocarci anche la proposta. Siamo Battista Rolfi, sono giovane, libero professionista fino a 31/12/2022, anno dei mis per me, non stiamo qui a entrare nei dettagli, basta, non sono certamente il nuovo che avanza, perché sono tanto datato, però siamo messi così, quello che passa. Per cui io e i miei compagni di viaggio, Massimiliano, Erika e Regina, proviamo a questa nuova esperienza, a vedere come andrà a finire, sempre a sostenere il nostro caro sindaco Damiolini, perché in questi 5 anni ha lavorato molto bene. Sono Erika Chiari, ho 49 anni, sono sposata e ho 3 figli. Abito a Concesio da 25 anni e lavoro nella pubblica amministrazione. E ho deciso di candidarmi perché credo che ognuno di noi possa dare un piccolo contributo alla comunità nella quale vive, nel limite delle proprie possibilità. Io ho dato un contributo quando i miei ragazzi erano piccoli, sono stata presidente del comitato genitori primaria. Io ringrazio tutti per essere presenti, ringrazio sicuramente del sostegno che mi vorrete dare, ringrazio mio marito e i miei figli che sono i miei primi sostenitori. Buonasera, sono Regina, ho 40 anni, vivo a Concesio da 22 anni e sono molto eccitata, scusatemi. Ho un figlio di 14 anni, un adolescente e lavoro in un'azienda, in una multinazionale. In questi anni a Concesio ho imparato a stare accanto alla comunità, soprattutto tramite il mondo della scuola, perché sono stata presidente di comitati e ho fatto parte dell'organico prima per 5 anni nella primaria di Sant'Andrea insieme a Erika e poi sono stata presidente delle medie e negli ultimi 2 anni ho coordinato tutti i comitati di Concesio, che come sapete sono tanti plessi. Il comune è molto grande, ci sono molti plessi tra primaria, secondaria e infanzia e ho fatto un po' da coordinatrice, sempre collaborando con la scuola, a volte con le amministrazioni e ci ha detto comunque un grande lavoro. E quello che mi ha spinto a fare questa follia, visto che l'abbiamo chiamata così, è il fatto che in tutti questi anni, anche nel mondo della scuola, mi sono sentita dire sempre dalle mie mamme con cui ho lavorato tanto, cosa ti spinge a farlo, perché non c'è nessun riscontro in tutto questo, che è vero, ma il vero riscontro per me è semplicemente il grazie delle persone. E io dico sempre, a livello nazionale Fratelli d'Italia è il primo partito, adesso a prescindere dai sondaggi che ci danno 25-20, a me interessa poco, quello che dico sempre a tutti, in primis ai miei colleghi e ai miei collaboratori, è che noi dobbiamo assolutamente trasporre dal punto di vista amministrativo e di sostegno ad Damiolini sindaco quello che è il consenso sulla carta, perché altrimenti sarebbe una sconfitta in primis per noi e poi anche per la lista Insieme per Concesio. Perciò dobbiamo muoverci, far stanare gli elettori di destra, che sono tanti,
a Concesio, perché le ultime elezioni abbiamo comunque ottenuto il 23-25%, perciò sicuramente sono tanti, andare a convincerli innanzitutto di venire a votare e poi dare la presenza.